Buongiorno, bentrovati. Eccoci nuovamente insieme per un altro appuntamento con il filo diretto. Io vi accompagnerò nei prossimi 3 minuti. Mi chiamo De Vinci, il numero telefonico è 0131 23 10 92 per partecipare a questo programma con le vostre telefonate, i vostri contributi, diciamo. Abbiamo ricevuto già molte telefonate anche nella prima parte della mattinata. Qualcuno naturalmente è convinto che il sindaco si presenti ancora da qui in poi ogni mercoledì. In realtà l'avevo già annunciato ieri, mi ero sbagliato io perché, proprio perché siamo in par condicio, il sindaco non potrà più partecipare perché sennò diventerebbe una forma di esposizione, se vogliamo, pubblicitaria. Per cui parliamo di altri argomenti, parliamo di quello che vogliamo, non citiamo i singoli candidati, non citiamo partiti, per favore, in questa mezz'ora, se non volete farmi passare un guaio. Allora, sentiamo la prima telefonata. Pronto? Sì, buongiorno, telefono da Alessandria. Buongiorno. Volevo soltanto la conferma di una notizia. Sì. È vero che chiudete qui Telesiti, chiude qui in Alessandria e andate tutti a Castelletto? Beh, sì, questo è vero, da settembre, allora diciamo che c'è il trasferimento di sede, non significa che chiude ad Alessandria, significa che Vi invece di spostate. venire, esatto, ci spostiamo. Di fatto, tecnicamente, forse saremo più persone a lavorare nello stesso ambiente. Potrebbe nascere una cosa nuova, più bella, più importante. Questo è quanto ha dichiarato l'editore, ha detto che ovviamente mettendo insieme tante forze si può produrre anche qualcosa di più per un nuovo piano editoriale. Non Ecco, la prenderei come una cosa negativa, cioè non vedo una notizia è quello che negativa. volevo sapere. No, no, non è una notizia negativa se non per chi magari si deve trasferire da Alessandria a Castelletto d'Orba, ma voglio dire, no, non è un grande problema, ci sono pendolari ovunque in tutta Italia che fanno molti chilometri. Io stesso per diversi giorni alla settimana ho lavorato con la nostra sede di Genova per 2 anni, quindi voglio dire, tutto fa parte della normalità. Va Ecco. bene, ok, grazie, Grazie, buongiorno, grazie a lei, buongiorno. buongiorno. Anzi, questa parte, diciamo, serve anche a chiarire, a parte i titoli, no, dei giornali, a parte tutto quanto, che c'è stato una specie di mediazione tra sindacati, dipendenti e proprietà, per cui si è arrivato a mettere uno stop a quello che poteva essere un grosso esodo, licenziamenti, e invece così sembra che sia stato ripensato il tutto. Notizia comunque positiva, per cui io la leggerei in questi termini, anche se poi ogni giornalista naturalmente mette i titoli che preferisce. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Si può parlare del bilancio del comune o... Se non facciamo citazioni politiche o personaggi particolari, se è un No. dato oggettivo possiamo No. dirlo. Io volevo... Cioè, ho visto... Sì. Abbassi un po' il volume della Sì, ha televisione, ragione, mi se scusi. no No, 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 ha ragione. la disturba. No, no. Io ho visto varie pubblicità sui giornali o anche dei cartelloni in giro, 312 di deficit, più 19 centesimi in cassa, adesso siamo a più 2 milioni in 5 anni. Sì. Allora, io mi chiedo questo, è stato risanato e mi va benissimo, però vorrei anche capire come, perché 312 diviso 5 anni fa 60 milioni, 65 milioni all'anno. In comune ne entrano circa 90, c'era un po' di tempo fa sul giornale, poi sarà vero o non è vero. Ne spendiamo circa 80 per i dipendenti. Io vorrei capire come hanno fatto a risanare. Sono ben felice che l'hanno risanato, però vorrei anche capire dove, non è che poi ci troviamo dei debiti dopo con mutui da pagare e compagnia bella, perché... Se non è stato tagliato, sì, qualcosa è stato tagliato, però vorrei capire dove e come, perché poi le sorprese sono sempre in agguato. Certo,
Adesso le dico la mia idea. No, perché appunto poi dopo, perché è facile andare a dire, perché adesso abbiamo più 2 milioni, se in 5 anni abbiamo risparmiato 314 milioni, mandiamoli al governo, che magari in 10 ci risanano il debito pubblico. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. In effetti i bilanci di un comune, di un ente pubblico, esattamente come i bilanci di una società, sono fatti non di soldi che entrano in cassa e escono fisicamente, ma sono fatti anche di previsioni su quello che sono le entrate, su quello che saranno le entrate in futuro, o su quello che insomma in qualche modo è un credito che magari sia verso che so io, clienti, che clienti in questo caso possiamo essere anche noi cittadini che paghiamo le tasse, mentre si ha un debito magari su certi fornitori. Devo dire che dopo la dichiarazione del dissesto sono arrivati soldi, altri sono in arrivo, bisogna dire che c'è stato un dimezzamento delle fatture che bisognava pagare, perché il commissario o comunque i tre commissari che sono venuti a gestire la questione economica di Alessandria e il dissesto hanno fatto un'offerta alle società che avanzavano dei soldi per pagargli solo la metà, e tutto questo naturalmente ha ridotto il debito. Ma ci sono anche delle leggi molto importanti che per esempio impongono a un comune, a un'amministrazione, di mettere a bilancio quello che sono gli incassi previsti per dire delle multe per divieto di sosta. Esistono delle leggi che dicono, una volta si mettevano tutte queste multe, la cifra complessiva si metteva in una voce positiva, no? Che diceva, ok, abbiamo fatto 4 milioni di euro di multe e questo è un dato positivo per il bilancio comunale. Poi le leggi hanno cominciato a dire, no, perché tanto i 4 milioni non li beccherete mai tutti, ne beccherete soltanto la metà o se non ancora di meno, un terzo, e allora portate a bilancio positivo quello, per cui si è tentato di riparare. Poi ci sono anche i bilanci delle partecipate, voi sapete che l'AMAG Mobilità venerdì cambierà proprietà, c'è l'appuntamento dal notaio, arriveranno 4 milioni e 700 mila euro per comprare gli autobus della TM e quindi avremo un nuovo servizio a partire da lunedì con il servizio trasporti. Voi sapete che ATM, AMIU e tutte le partecipate sono state un po' diciamo il fardello di questo comune, perché i bilanci prima non erano stati dati corretti. Adesso però, dopo le ultime condanne ai vecchi amministratori, dopo che la Corte dei Conti gli ha fatto capire anche che soltanto essere presente in Consiglio Comunale e votare sì o diciamo astenersi e non votare contro può portare a una responsabilità dei singoli consiglieri, allora ci si pensa molto meglio. Per cui oggi credo, non sono un revisore contabile, ma credo che i bilanci siano molto più credibili di quelli che si facevano una volta. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno signor De De Vinci. Buongiorno. Volevo parlare di una cosa molto semplice, però che fa arrabbiare, perché praticamente quando è ora di pagare si paga, però si vede che il risultato è mancante. Mi riferisco al taglio dell'erba. Io parlo solamente nella zona qui di via Padre Pio, e 4 anni fa hanno fatto un marciapiede bellissimo, il nuovo, e non hanno più né proseguito in quella che si chiama manutenzione ordinaria, varie scuse, telefonare al municipio, parlare con un ufficio, no, noi tagliamo solo i bordi, no, noi tagliamo solo nelle rotonde, no, noi tagliamo solo nel piano. Ma io mi dico, ma con un'organizzazione così per tagliare l'erba, ma per il resto cosa fanno? Cioè c'è qualcosa che non funziona mica. La prima cosa è l'organizzazione. Sentivo prima quando lei che ha detto sì, molto probabilmente ci mettono tutti insieme perché tutti insieme lavoriamo meglio e produciamo. Ma quello è un ragionare normale da un imprenditore.
E un sindaco dovrebbe saper essere un buon imprenditore, a parte controllare, va bene che uno non c'ha tempo, ma se manda qualcuno dice ma perché hai tagliato l'erba nella rotonda e nel rettilineo? Ah, non aspetta noi perché c'è un'altra... Ma cioè non è mica giusto investire così il tempo e i soldi di chi paga onestamente. Cioè, mi sembra un po' una presa per i fondelli quella. Vedi la gente che si ferma, taglia fino a lì, ah di là non possiamo. Ma credi, c'è un cespuglio nella curva, sono tre o quattro cespugli enormi negli incroci. Cioè, non si può camminare sul marciapiede con le carrozzine e i bimbi, perché devi camminare in mezzo alla strada. Cioè, non riesco a capire questo comportamento. È di una superficialità proprio, mi consenta. Da gente che non sa lavorare e presuppone solo di guardare su dei tabulati e pensare che tutto vada fatto, basta dirlo. Ma ce n'è già uno in cielo che fa quel lavoro lì. Certo. Non lo so, veda lei. No. Dicendo una cosa a dir poco vergognosa, a tagliare dell'erba. Lei va in qualunque piccolo municipio nei dintorni qui di Alessandria, c'è due persone che tagliano l'erba, mettono a posto e sono meravigliosi. Qui ci vedi tre o quattro persone, uno che lavora, tre che guardano e uno sul camioncino che aspetta e fanno solo quel pezzetto lì perché gli ha detto che loro aspetta solo fare quel pezzetto. Ma non si lavora mica così, così si prende per il giro chi paga le tasse. Buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. C'è un problema che dipende molto, diciamo, negli enti pubblici in genere, no? Il problema è che i lavori vengono demandati, hanno dei responsabili, dei dirigenti, delle cose. Quando si rileva qualcosa che non è stato fatto, 99 su 100 bisogna andare a vedere chi è, quali sono le responsabilità e da che parte stanno, e soprattutto se è sotto controllo quella parte, no? Quella cosa di cui mi stava parlando. L'economato del comune una volta non sapeva neanche quante transenne avesse, o perlomeno in teoria lo sapeva. Poi c'è stata una festa, ne hanno messe fuori non so quante per naturalmente coordinare il traffico, chiudere la città. Quando sono andati a riprendere, le hanno riportate all'economato, ne mancavano 70-80, ma non se ne sono accorti. Se ne sono accorti la volta dopo, quando gliele hanno chieste, gli hanno detto ci date le transenne, e sono accorti che ne mancavano 70-80. Voglio dire, è una cosa non da poco non vedere se si crea uno spazio dove c'erano 70 transenne che a un certo punto non c'erano più. E vuol dire che i responsabili, vuol dire che in ogni settore, in ogni ambiente c'è quello che lavora bene, c'è quello che lavora in un modo più o meno bene, c'è quello che tira a campare, quello che porta a casa lo stipendio facendo il minimo possibile, quello che ha una coscienza nel momento in cui lavora ci mette tutto quello che può e quello che non ce l'ha. E purtroppo quello fa parte della vita. Adesso chissà dove sta la responsabilità di quella cosa lì. Potrei parlare a lungo di questo, però preferisco cambiare discorso. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, signor Vinci, sono Manuel. Manuel, mi sono dimenticato di chiedere a che... Manuel, mi scusi, abbassi il volume per favore. Quando parlo io abbassiamo il volume di chi sta parlando. Allora, Manuel, ieri un signore ha telefonato perché mi ha detto che c'è stato uno screzio, una parola fuori posto con la mia collega Ketty. Io non ho ancora avuto modo di parlare con Ketty, perché ci sono stati tutta una serie di vicende che ci hanno tenuti lontani. Lei andava a fare un servizio o un altro, e stamattina eravamo in ufficio insieme, ma non siamo riusciti a parlarci insieme. Quindi non so cosa sia successo, però naturalmente vorremmo verificare. Mi raccomando, cioè siamo in una fascia protetta, esistono dei metodi di esposizione, eccetera, eccetera. Per favore cerchiamo di non esagerare, ok? Avanti, Manuel, se c'è ancora. C'è ancora? Manuel, se c'è, va bene. Allora, aspettiamo che ricomponga il numero di telefono. Allora, io volevo dire che a proposito di questioni
che ci scandalizzano, eccetera, eccetera, che ci lasciano poi interdetti. Ieri sera c'è stata una bellissima puntata di Matrix, tra l'altro, che ha messo a confronto molti esperti o comunque persone coinvolte nella vicenda delle immigrazioni, delle organizzazioni che si occupano del recupero delle persone disperse in mare o che rischiano la vita in mare. È stato un programma molto interessante e mi è piaciuto il fatto che sono venute fuori, c'erano molti ingredienti di tutte le vicende. Sì. Ah, vabbè. Allora, dicevo, ci sono questioni che sono state messe tutte insieme, finalmente a confronto. È stato un programma abbastanza lungo e interessante. Penso che la cosa positiva sia che finalmente si è aperta questa discussione, finalmente cominciamo a sapere che cosa succede con le navi che si spostano, che vengono seguite, che però non vengono controllate veramente, che in pratica davanti a una giustificazione come salvare una vita in mare si permette che venga fatta qualcosa di invece irregolare e che in qualche modo favorisca, che so io, l'illusione di queste persone di poter essere raccolte tutte in mare. Infatti il numero dei morti solo in questo inizio 2017 nel mare è davvero enorme, molto più alto che in tutti gli altri anni, nonostante ci siano molte più navi, si vada fino sulle coste della Libia a prenderle, eccetera, eccetera, non in Tunisia, in Libia, che è molto, molto più là. Va bene, sentiamo Manuel. Manuel. Pronto, buongiorno, signor. Buongiorno. Allora, posso spiegare? Sì. Ok. Allora, siccome l'avevo già spiegato, ma evidentemente qualcuno non ci sente, vuole sempre sentire quello che fa comodo, lo ripeto un'ultima volta. Allora, quella situazione che tra l'altro è successa mesi fa, e mi riferisco che è successa verso fine 2016, comunque si parla di mesi fa, e sì. Mi rende strano che sta persona ieri chiama così dopo mesi e tira fuori questa situazione. Comunque, per farla breve, quella situazione che è successa, lo ripeto, l'avevo già spiegato, non era riferita verso la signora Chetti, che tra l'altro come lei, certo. Rispetto e apprezzo come che fate il vostro lavoro, lo fate bene, certo. Anche la signora Chetti in base donna, in base a quanto donna anche, sì. Che chi mi conosce sa che io riporto rispetto verso le donne, anche se qualcuna certo. Meriterebbe a volte così, non sono mai andato oltre. Io ci tengo a dire questo, che quella parola che mi è uscita a dimandare sì. A fare in modo colorito, mandare a fare in giro, in poche parole, sì. Era riferita verso quelle poche persone che io reputo poverette mentalmente, cioè proprio come persone, che invece di telefonare a voi per esprimere la loro opinione, dire la loro per qualunque cosa, mandavano i fax o comunque cosa di per lamentarsi perché io chiamavo, magari un qualche volta in più. Allora, io preciso, io in quanto libero, in quanto pago la telefonata, sono libero di telefonare quando voglio e ho sempre detto, lo ripeto, siete voi di Telesita a decidere se mandarmi in onda o no. Questa è l'unica cosa che ho detto. Per quanto io non sto, siamo in un paese libero, non è che telefono quando vogliono gli altri, cioè capisce che io mi sto a chiedere, ma gli altri magari due o tre persone non vogliono, non chiamo. Io chiamo, poi se Telesita certo, non mi vuole mandare in onda, lui dice... E io accetto e rispetto. Manuel, ma non c'è dubbio. Non è che non chiamo per fare piacere a quei due o tre che sono invidiosi o che non hanno niente da dire. Allora, chiariamo un fatto. Come vede, Manuel va in onda tutte le volte che vuole, perché questa è una trasmissione libera, fatta da un emittente che ha fatto della libertà il suo principio fondamentale, sia quando ci esprimiamo noi che siamo seduti da questa parte della telecamera che quando ascoltiamo voi che siete dall'altra parte della telecamera. Certo è che uno si può far prendere dal pathos, dalla questione di cui sta dibattendo, magari è un po' più arrabbiato del solito e gli scappa una parolaccia o un modo di dire colorito. Qualcuno si è scandalizzato. Guarda, Manuel, siccome il signore voleva delle scuse, voglio dire, non costa niente dire va bene, mi dispiace, è successa questa cosa, chiedo scusa. Però non voglio farne un motivo di polemica o non polemica. Nella vita è solo chi non cambia mai idea, non arriverà mai a una vera libertà. Chi magari invece è in grado di cambiare idea, di chiedere scusa, di dire una cosa che contraddice quello che ha detto il giorno prima e quindi di dimostrare di aver maturato un'idea nuova, di aver cambiato, ecco, quelle sono le persone grandi, le persone libere, quelle che riescono a dire. Io ascolto.
ascolti, chiedere scusa come chiedeva quel signore per l'esercitato ieri alla signora Chetti, non chiedo scusa per il semplice fatto perché non era una cosa rivolta alla signora Chetti. Certo, no, però voglio dire, delle volte... magari di aver sbagliato a usare un termine verso quelle persone, più colorito, magari potevo andare a farmi in giro invece di dire quella parola, assolutamente. Va bene, allora Manuel, chieda scusa agli altri telespettatori che magari si sono sentiti, erano più sensibili verso questa parola. Ho sbagliato a usare una terminologia un po' colorita, potevo usarne una più normale. Affare fatto, Manuel. Ok, grazie, adesso, buongiorno. No, volevo sentire una cosa. Di questo nuovo direttore sportivo, velocemente, un commento. Allora, da quello che lo conosco, cioè che ha sentito di così perché ha lavorato comunque così, mi sembra un direttore sportivo migliore di Magalini, però poi alla fine, come dico sempre, bisogna vedere poi al lavoro. Ma il pedigree ce l'ha questo. Assolutamente sì, il pedigree ce l'ha. Poi speriamo che ce l'abbia per l'Alessandria, che poi faccia meglio di Magalini. Mi sembra che la sua storia parli bene chiaro. Grazie, Manuel. Sì, come storia ce l'ha. Sì. Poi ripeto sempre, bisogna valutare quando le persone fanno e agiscono. Ok, perfetto. Grazie. Stasera grande partita, tra l'altro, di Coppa dei Campioni. Anche chi non tiene la Juve penso che senta questa partita, soprattutto dopo aver visto il Real Madrid ieri sera, che ragazzi ha dato spettacolo. E noi che non teniamo, noi tifosi di altre squadre, diciamo, aspettiamo molto volentieri e con grande attesa, no? questa partita, questa finale tra una squadra fortissima come Real Madrid e speriamo con una squadra fortissima come la Juve. Sarà veramente un incontro di Coppa dei Campioni. Volevo dire che oggi però, per portarci a cose più serie, questo titolo, per esempio sulla stampa e su tutti i giornali, che la disoccupazione ha fatto boom tra gli oltre 50 anni, tra le persone che hanno più di 50 anni, è un dato molto molto preoccupante, soprattutto se si va a leggere poi un articolo all'interno in cui dice: ho trovato posto a 23 anni per 800 euro al mese e devo mantenere i miei genitori perché non hanno più un lavoro. E poi abbiamo festeggiato il primo maggio, la festa dei lavoratori. Come c'è una barzelletta che gira su Facebook, dice: primo maggio, festa dei lavoratori, facciamo una cosa, facciamo una festa se troviamo un lavoro. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno signor Vinci, sono Angelo da Michelino. Buongiorno Angelo. Stamattina leggevo sui giornali per quanto riguarda l'Alitalia. Adesso è dal 2008, se non vado errato, o forse anche prima, che questa Alitalia è sempre... che continuiamo sempre a pagare noi altri italiani, ma quelli che sono responsabili, che se ne vanno via dall'Alitalia perché hanno le borse piene di soldi, ma non pagano mai. Adesso per esempio c'è un altro prestito ponte di 600 milioni di euro e questi soldi da dove arrivano? Chi li tira fuori? Buona giornata signora Bini. Grazie. Io dico sempre che forse i proprietari, i grandi capi dovrebbero davvero guardare al mercato dei general manager, perché se tutte le altre compagnie aeree hanno raddoppiato o triplicato addirittura il numero dei passeggeri e invece l'Italia è l'unica che non è riuscita a prendere delle decisioni tali, è sempre rimasta in mezzo al guado, né low cost né azienda che si rivolge soprattutto alle più grandi, quindi con voli transoceani eccetera eccetera. Questa incapacità, mi sembra di aver capito, di aver sentito ancora negli ultimi interventi del ministro eccetera eccetera, questa incapacità ha dato purtroppo questo risultato. L'Italia finanzierà questa cosa, speriamo che non la statalizzi perché basta, non ne possiamo più, tanto abbiamo visto che solo in mano ai privati alcune cose possono funzionare.
E se questi privati sono molto bravi, se si affidano al general manager, se si affidano a persone che sono in grado di prendere delle scelte. Delle volte una scelta sbagliata può portare grandi danni, però guardate cosa è successo alla Fiat, quando ha preso Marchionne è cambiato tutto, no? Aveva avuto fior fiori di manager, poi ha preso Marchionne e ha cambiato tutto, l'ha trasformato in una delle più grandi aziende del mondo, quindi voglio dire, forse è l'allenatore che bisogna cambiare ogni tanto. Sentiamo l'ultimissima telefonata. No, no, basta, abbiamo chiuso. Allora, ci sono molte altre cose di cui avrei voluto parlarvi, no? A parte l'immigrazione, a parte la questione del lavoro, a parte alcune cose che stanno succedendo in città. Vorrei sapere cosa ne pensate voi, per esempio, della piscina comunale che non aprirà quest'anno, e tutte queste cose. Ne parleremo domani, perché domani ci rivediamo qui. Grazie per l'attenzione e buona giornata.